Dopo un buon mercato, abbiamo fatto anche una buona prestazione iniziale, anche se verso la fine stavamo soffrendo come al solito. Vabbè, ma questo naturalmente è un classico. Dobbiamo vendere, ve l'ho già detto, perché dobbiamo un po' recuperare per il semplice fatto che ho notato che il monte ingaggi è salito, ma veramente tantissimo. È vero che abbiamo acquistato un po' di giocatori, però secondo me è salito troppo. In relazione al fatto che comunque non è che abbiamo comprato qualche giocatore, però secondo me è un po' eccessivo. Qui, vabbè. Tra l'altro, poi vi ricordo che come CoC non siamo coperti, nel senso che abbiamo. Ah, caspita, Bianchi è diventato 81. Abbiamo il CoC che è Bianchi, ma non abbiamo un sostituto. Quindi dobbiamo un po' capire che cosa fare. Quindi, questo significa che se arriverà qualche offerta, ci dovremmo abboccare. Ma Camara l'avevamo già venduto. Camara, sì, l'avevamo già venduto. Ma poi a 9,20. Scusa, io sta cosa sempre non l'ho capita. Cioè, che faccio? 9,20, 9,20. Oh, vado a trattare. Da uno andrà, penso, no? Il negozio offerta cartellino. Mi pare che volevano darci 100. 9,60. Maledetti spilorci. Dammi sto milione, mamma mia. Sempre a elemosinare quelle briciole. Allora, la clausola proprio. Sa che facciamo 9,50 e basta, dai. Perché sennò. Troppo alta. E non comprerete a nessuno, che state inguaiati così. Vabbè, io sinceramente speravo di fare qualcosina. Allora, io sinceramente aggiungerei nella lista delle vendite anche Valenti, che tra l'altro non cresce neanche più in 70. Spero che Kbaut c'ha 25 anni, un anno in più, ma sicuramente più margine di crescita. Per cui aggiungiamo alla lista trasferimenti nella speranza che qualcuno se lo venga a prendere. CDC, sia Juric che Cyprien, ancora niente, eh? Porca miseria. Hernani tra l'altro è stato un mercato che è in scadenza 11 mesi, mi pare che l'ho messo, sì. Questo, prima pensavo che avesse molto mercato Hernani, invece niente, ancora Hernani c'ha mercato, perché c'abbiamo 1 2 3 e Hernani 4 con Juric. Vabbè, dai, non ci facciamo la testa, vediamo un pochettino se ci arriva qualche altra offerta. Momento, allora devo migliorare perché siamo soltanto in B. Abbiamo partita spostata, ma va, e Valenti, vabbè, siamo d'accordo. Dunque, offerte per il prestito di Belog, c'ha 21 anni. Vabbè, io lo mando in prestito a questo, almeno è un altro giocatore che facciamo prestito senza diritto di riscatto un anno. Abbiamo l'Udinese. Intanto offerte non arrivano, eh. Allora, sicuramente sta facendo praticamente scintille Isaacson, cioè poi l'ho visto proprio prepotente in una maniera esagerata. Vabbè, io giocherei così, facciamo dovuti cambi. Facciamo giocare sicuramente Koulibaly, perché ho detto che voglio farlo salire, e poi dobbiamo assolutamente. E poi facciamo giocare anche Gaetano al posto di Baturina, perché forse è lì che si può giocare qualche cosa. Zerbin continua a farlo giocare. La speranza che qua qualcuno si riusciamo a vendere a qualcuno. Il resto penso che stiamo a posto così, Maturina, così, centrocampisti, centrali, ma c'è stava la catena, Hernani, non sta Hernani, pare che non l'ho manco fatto mai giocare. Allora, seconda giornata, vediamo un po', come sono partiti forte. E buona, 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 Madonna Santa. Mamma mia, ragazzi, partiamo subito. Comunque stiamo partendo fortissimi. C'è qualcosa che è migliorato in noi, in contropiede, o è migliorato in FIFA personalmente? Perché, ma quando mai siamo riusciti a fare tutti questi gol di contropiede? GG. Ma porca miseria, questo è pure basso. Perché, dai. Bura. Scappa, scappa. Ah, devo dar l'alta, porca di quella miseria maledetta schifo. Stava andando anche in contropiede.
Bravo Gigi. Veramente deve venire fuori l'Udinese, se no è. Com'è che buttiamo il sangue? Madonna. Ok. Pezzella, Pezzella, io passerei Pezzella, eh. Ce la fa a stoppare. È Bura. È angolo. Punini. Guarda Durham. Madonna santa. Madonna, che schifo. Che schifo. Fa botta, ma. Porca puttana. Madonna santa, quanto stiamo rischiando. Pereira gioca. Aia, aia, aia. Ottimo, ottimo. Ok, bravo Gigi. Oh, ma Eriksen non sta facendo niente. Vai coreano, vai. Vada al coreano, vada al coreano. Madonna, il coreano. Vai Turam, vai Turam. Ma che era fu? Era buona. Mannaccia la miseria, mannaccia. Ok, ma che fa? Oh, primo tempo no. Vabbè. Porti un po' troppo avanti. Questa è una brutta partita perché nel senso che potremmo anche. Ma dove sta il fallo? Occhio, occhio. GG. Oh, grande anticipo di Anelini. Danielino. Lo chiamiamo Danielino, dai, perché è più facile. Riusciamo a entrare, ma. Ok, buono Turam. Oh! Buon gioco. Oh! Non ce la fa, non ce l'avrebbe mai fatta. E vai, e vai! Ma che fai, Madonna santa? Madonna. Mi sono fatto, ma un pestone a chi? Madonna, stavo per terra. Madonna, non voglio vedere, mi pare che sia Bianchi, per terra. Fammi vedere, ecco, questa via. Vabbè. Quanto tempo? 5 giorni, va bene, 5 giorni, 5 giorni che ti ho perso. Vabbè. Va bene così, fa niente, dai. Se ci arrivasse una maledetta schifo, perché non riusciamo più a vendere a nessuno? Io non lo so, cioè, abbiamo 4-5 giocatori che Hernani addirittura stava in prestito l'anno scorso, ma non lo vuole più a nessuno, ma che succede? Allora, accordo per il prezzo di Balon, e va bene. Ok, accettiamo il prestito. Ma nessuno, non riusciamo, cioè, no, la nostra squadra non c'ha più mercato, cioè, non vogliono più a nessuno. Ok, Juric, 2,5 milioni. Andiamo a trattare e soprattutto, trattelei poco, ma poco e niente praticamente, cioè non li facciamo incazzare. Allora, scambio giocatori, cioè avete un CoC forte, cazzo, tutti CDC, ma che giocate tutti quanti con CDC, sono morti i CoC, vabbè, fa niente. Negozio offerta cartellino, 2 milioni. Ti chiedo 2,5. Mannaccia la miseria, mannaccia. Vabbè, fa niente. Secondo me valeva di più. Ma secondo me non devo stare a sentirmi. Vabbè, io avevo paura di non venderlo. Quindi perciò non ho rischiato. Ci servono perché ci servono soldi in questo momento. Mi spiace per Juric, cioè, vi dico la verità, perché comunque era un. Ma non giocavamo più con i CDC. Ah no, Balogun con prestito. Pardon, pardon. Non riconosco i miei giocatori. Porca figura di me. Vabbè. Scusami, Balog, ma. Troppo a volte cambia. Balog in prestito, basta. Cioè, quante volte ce l'ho dividita, abbiamo capito. Non fate saltare. Non fate saltare Juric. Ecco Juric, è lui, è lui. Quanto è triste. Questo noi prendiamo un brutto voto, vuoi dire? Sono sicuro che prendiamo un brutto voto qua. Ma dove va a giocare? Ma invece ha. Non lo capirò mai. Ci dici che è partito? Venduto. Ok. Abbiamo un po' migliorato l'ufficio qua. Ma
4 milioni 76, vabbè dai, il budget attuale è un po' salito. Demetrio, Enes Demetrio, difensore centrale, terzino sinistro, prestito, 17 anni, eh sì, questo è quello che abbiamo fatto, quindi deleghiamo, prestito un anno, va bene, ok, almeno lui in prestito ci va, dai. Ok, tanto questo fa parte dei ragazzini, quindi anche è giusto che vada in prestito. Niente, raga, non usciamo. Offerta aperta solo. Ehi, bianchi. Vabbè, dai. L'Inter addirittura ci offre 65 milioni. 19 anni. È l'unico. Diventerà anche capitano, secondo me. Niente, eh? Allora, accordo per il prestito di Demelio, va bene. Ok, quindi andiamo anche ad accettare. Bene così. Offerta per Valenti, ok. Lautaro Valenti, quindi mi sa che andremo a trattare anche per lui. 2 milioni e 100, lui vale 1 milione e 6. Allora, scambio giocatore, centrocampista, CCCCC. Questo è un 67, 71, 925, chi è questo? Quintero, ma non è il Quintero che penso io, però magari CC 35 anni, no, ma non ci conviene. Troppo vecchio. Vabbè, allora, negozio aperta cartellino. Facciamo 2-7, vediamo se ce l'hanno a 7. 2-5, buono. Controfferta. Facciamo 2-6-50, dai. Ok. Vabbè, mo' basta, ci vendiamo più a nessuno. Anche se personalmente pensavo che riuscissimo ad avere più offerte a centrocampo, però evidentemente non era così. Prima che finisca il mercato, che non c'è neanche un CC, niente, da svincolati. Facciamo finire il mercato, dai, vediamo se ci arriva qualche svincolato, cioè se riusciamo a trovare almeno svincolato qualcuno che è rimasto senza niente. Allora, resoconto, stop trattativa, vale. Ma porca. Ah, trasferimento è saltato. Perché? No, dai, resoconto, sono saltati tutti quanti. Ma che bastardo, sono saltati tutti quanti. Ma porca miseria schifosa. Ma come? Cioè, praticamente non hanno accettato. Quindi ci sono rimasti sul gruppone praticamente. Guarda qua. Cioè, ci sono rimasti sul gruppone. Pure Valente è rimasto sul gruppone. Offerti per il pezzo di Persons. Vabbè, deleghiamo. Questo abbiamo preso così per scambio. Lo vuole il Cagliari. Glielo possiamo anche regalare. Tra l'altro, poi dobbiamo stare attenti anche a alcuni rinnovi. Vabbè, Quagliarella. Potremmo anche non rinnovarlo. Che cioè non lo rinnoviamo perché l'anno prossimo si ritira, quindi quest'anno si farà la ricotta da noi e si prenderà 15.000 di stipendio. Bernabé sicuramente lo dobbiamo rinnovare, e il problema è sempre lo stesso, capito? Poi questi qua io speravo di venderli, magari aspettiamo per mercato di riparazione, riusciamo a venderlo. Giusto Zapalidis però guadagna una mazza, quindi potremmo rinnovarlo a poco. Comunque andiamo avanti, che è meglio. Oh, Valenti. Ci hanno offerto 1,950 per Valenti. Di già. E allora, tanto comunque io lo venderei. Perché dobbiamo fare cassa. Certo che però questo se ne partirebbe poi più in là, però. Allora, 1,950 non sarebbe neanche tanto male. Scambio giocatore, mi voglio sempre guardare se ci avete qualche CC forte. Ma chi è questo? Madonna santa. Ma poi ci avete degli. Chi? Vabbè, sempre giocatori sconosciuti. Andiamo sui due. Facciamo due e mezzo. Dai, fai il bravo, dacci due e mezzo. Vabbè.
Mo speravo che non salta pure quest'altro, e questi fanno gli affari e poi li perdono. Ho visto, buttando un attimo l'occhio così, che la prossima partita è con il Milan. Porca di quella miseria, quindi già ci abbiamo. Allora, Benedetti, ti allega l'apporto del mese. Coppola, Madonna mia, questo ma chi sta prendendo? Mamma mia, vada, Coppola. Sì, ok, portieri, però, cavolo, Madonna santa. 85. Allora, questo nemmeno 17 anni. Potrebbe essere interessante un po' questo, però 1,86 m. No, dobbiamo andare sul sicuro in porta. Dirigenza. Allora, questo pure potremmo andare a tartare 9. Proviamo, eh. Allora, rinegoziamo offerta cartellino. L'altro eravamo arrivati a 1 milione. C'è 1,2 qualcosa, dai. 9,50. Non riusciamo a venderlo a questo. Mamma mia, sarà proprio un tumore di calciatore. 9,60, una menta. Controfferta. 1 milione, dai. Cifra tonda 1 milione, dai. 1 milione. Io me ne voglio privare e tu lo vuoi assolutamente, dai. Niente di meno. Cioè, questo non ha aumentato di niente. Beh, mica li regaliamo, sti calciatori. Valenti abbiamo già detto. Allora, aspetta, che c'era? Ho fatto il trasferimento di Camara. Ancora, Madonna santa, ancora sto Camara. Ah, 9,30. Allora, vediamo un po' se ci danno. Faccio sempre la stessa offerta perché io sono equo con tutti. Quindi voglio fare 1,180 perché voglio essere un po' più gentile. 1,60, ma che vi siete messi d'accordo? Madonna santa, uguale a quello. Uno. Vediamo se questo è almeno un po' più intelligente. Dai. Io scendo e tu sali. Niente, questo è più imbecille di quell'altro. Sì, guardatevi intorno, fate bene, guardatevi intorno. Bianchi, mi sento meglio. Il tuo posto in discussione, assolutamente. Ti sto bene se nel momento posto di Daniel Bianchi. Vabbè, dai. Vediamo un pochettino, dai. Allora, ci abbiamo il Milan assolutamente. Allora, la rosa la cambiamo un attimo perché Ili, Obega, Tomori, Florenzi, Alba. C'è la squadra un po' cambiata, però, eh. Sembra quasi più forte la nostra. Vabbè, sennò che qui sta salendo tantissimo. Allora, io Bianchi non lo vorrei sciupare un pochettino. Che, anche se forse Gaetano giocherebbe meglio, secondo me. Comunque, facciamo giocare Nani perché ha detto che vuole giocare al posto e lo faccio giocare. Io sono. Per il resto giochiamo con la squadra titolare. Bamba no. Questi qua, Demetri, mi voglio. Giusta Quagliarella ci portiamo? Eventualmente, ma anche no. Giochiamo così. Ma praticamente ormai gli arbitri sono donne. Ho visto il potenziale. Porca. Attenzione che. Madonna santa. Stiamo un po' soffrendo. Già ho visto che. Perché tutti e due dovete andare qua? Ma io non lo so. Ok. Andiamo. Ho rischiato qua, eh. Ho rischiato. Ma il sole non mi fa vedere una mazza, ve lo dico. Babbo, c'è tutto cazzo, vai. Partì al giro, partì al giro. No, andate tutti quanti, vi prego. Ma perché tutti quanti? Ma sta là vicino, perché dovete andare tutti qua? Madonna santa. Ancora, non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Porca di quella miseria maledetta. E vai. Ma io non lo so, raga. Ad andarcene. Guarda che passaggio. Guarda che passaggio. Madonna santa, che passaggio. Madonna santa. Ma dove va quello? In porta. Vai, Hernani, vai. Ce la fa? Non ce la fa. 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 Oh, grande. Recupero. È buona? Oh!
Madonna santa, ma come stoppi? Comunque avete visto come ha preso posizione sta raga, mamma. Aspetta, Che frattura. tira! Va per la porta. Buona la risposta. Mamma mia. Il Ok. pubblico coglie con una soddisfazione questo amare questo tiro dalla Eh sì. banchina. Che Oh. frattura. Madonna santa, Ha fatto. che hai fatto quello che hai fatto. Occhio. Bravo. Messa dentro. E c'è un gol straordinario al volo, esecuzione Madonna santa, straordinaria. che gol che mi ha fatto. Ma sto coreano. Mi verrebbe da dire dalla Cina con furore, ma non ci azzecca una mazza, visto che è coreano. Post Milan a cacciare il gol del pareggio. Occhio. Oh, ma quanti angoli ha battuto il Milan? Tipo 10. E Occhio al cross in mezzo. Riesce a fermare il vai, e pallone vai. sulla linea. È buona. Sono entrati con un altro appiglio. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Vabbè. Ok. Ve l'ho detto, sono entrati con un altro. Vabbè. Abbiamo capito una mazza qua, eh. Va bene. Vedo giù che ce ne possiamo andare. Per questo giocatore, ottime notizie per il tecnico dei Reds. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi Oh! tempestivamente. Mannaggia. Comunque aveva tagliato, eh. Aveva tagliato il core. Wow, però va che sta su lui, però. Andiamo subito in diretta. Prima rete del match per la Fiorentina. Madonna santa. Gigi. Fuori, attenzione, palla in gioco. Attento, Gigi, attento. Ho visto Bravo, Zerbin. l'assistente. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità dello sfuoco. Pallone in rete e rimettono la Mamma pressione. mia, Finisce ragazzi. gol. E Mamma mia. la regia ci ripropone il replay del gol. Complimenti all'autore del cross. Un'incornata che non ha Abbiamo fatto avuto male. un culo tremendo perché la palla non l'ha presa. Un'incornata, guarda lì. Bam. Non la perdiamo sta. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! La grande frattura Madonna nella zona santa, che ha parato dell'impatto. Gigi. L'ho Che preso. manovra, norma del vantaggio. Mi dai quello giusto? Vabbè. Pareggio meritato che premia a Questo è lungo. fantastico, ragazzi. Fantastico. Praticamente ogni volta che mi chiamavo l'uomo, mi dava l'uomo quello più lontano dalla palla. Qui da giocare. È buona, è buona, è buona. Prova a venire avanti. Madonna, Mancini è buono. È pericoloso. piglia. Oh, dai. Rimetto nel portiere che si è girato. Mannaccia Zapata, mannaccia. Diciamo che forse non meritavamo di vincere. Perché comunque loro hanno giocato meglio. Abbiamo. Buffon ha fatto un sacco di grandi parate. Però sai, quando stai già vincendo, un po' te lo mangi il limone. Allora, abbiamo venduto Valenti. Ok, offerta per chi? Per Hernani a 3 milioni. E mi sa che ce lo diamo. Glielo diamo, secondo me, Hernani. Allora, abbiamo detto che sprava, ma grazie per avermi fatto giocare. Bisogna dire al 100%, Bianchi, tu sei il capitano, stai tranquillo. Dobbiamo venderlo assolutamente, perché, come già vi ho detto, dobbiamo fare cassa. Allora, negoziamo offerta cartellino. Valore mercato 3. Loro allora c'erano 3,50, quindi secondo me a 4 ce la possono dare. A 300. Questo bleffa, secondo me, eh. Facciamo 3,5. 3,250, mi sei simpatico, mi sei veramente tanto simpatico. Perché stai trattando e stai trattando veramente. No, mi correggo, siamo. Ecco. Perché pensavo che ci venivamo incontro, invece niente. Vabbè, dai. Rimane così. Comunque l'importante è che comunque stiamo salendo anche un po' di budget di là, anche se non ci hanno dato ancora i soldi di coso. Vabbè. Però Hernani vuol dire che c'ha mercato, se lo faccio giocare, e così almeno lo possiamo vincere. Prossimo video.